Ciao ragazze, eccomi con un video haul. Ho raggruppato un po' di cosine che ho acquistato in quest'ultimo periodo, in questi ultimi 10 giorni. Allora, cominciamo con le cose che ho preso al mercato. Magari vi do qualche spunto, perché comunque sono cose che si trovano anche in altri negozi. Allora, ho preso tante cosine sul verde. Sul verde io lo chiamo verde bosco. Allora, so che purtroppo farvela vedere è un po' difficile, bisognerebbe indossarle perché così vi rendete meglio conto. Comunque, questa maglietta a manica lunga con questo polsino, questa maglietta abbastanza lunga, che termina in questo modo, spero sì, più o meno la vedete, è bucherellata, è morbidissima. E l'ho pagata, vediamo qui c'è anche il prezzo, 12 euro. Ha questo scollo rotondo e con un dolce vita, magari dello stesso colore sotto. Penso sia un bellissimo outfit. E appunto sono cosine che ovviamente utilizzerò più avanti quando comincerà a fare freddo. Sempre di questo colore, quindi abbastanza simile, se vedete, ho preso questi pantaloni molto stretti, che sono, sono di questa marca qua, non so, Miss One. Sono appunto dei jeans verde scuro, però hanno, sono intanto molto morbidi, sono elasticizzati, come potete vedere, e anche... Sono abbastanza, come si dice, non sono leggerissimi, quindi tengono anche caldo. E mi piace molto il fatto che comunque abbia questa farfallina. È una farfallina? No, no, sono, scusate, farfalline. Sono dei cigni, come vedete, sono quattro cigni a formare una specie di quadrifoglio. E lo stesso va a ripetersi in questi bottoncini che ci sono in queste due taschine piccole qua e dietro, dove appunto c'è anche questo triangolino rovesciato con questi glitterini inseriti. Ed è un bellissimo pantalone che appunto abbinato alla maglia, un dolce vita, fa un outfit total green. Che a me piace molto. Poi ho preso una felpa, anche questa, e sì, questo paio di pantaloni l'ho pagato 18 euro, quindi veramente poco. Poi ho preso una felpa, una semplicissima felpa con la zip grigia, che è questa, è semplice, ha il suo cappuccio e ha praticamente questa scritta Kachia Khalif qua a sinistra e sulla manica, sempre a sinistra, ha questa scritta in rilievo che è California. Quindi ecco, io cercavo appunto una felpa, ma siccome in genere in giro troviamo specialmente felpe da infilare, quindi senza zip, perché loro davanti hanno queste stampe che vanno molto i personaggi della Disney, quindi che ormai io non sono più un adolescente e quindi diciamo che mi devo adattare a essere un po' più seria. E allora appunto ho preso questa, che è California Surf Club, è anche, non so, la marca. Boh, c'è questo qua. E questa l'ho pagata 20 euro. Anche questa è morbidissima ed è felpata. E sta molto bene. Quindi, bella lunga, le maniche lunghe. Mi piaceva. Poi ho preso anche un pigiama, molto americano. Che è questo con la Statua della Libertà, è un pigiama che lo vedete qui nella figura della ragazza dove lo indossa, che
appunto grigio e rosa con queste righe, e questo l'ho pagato 22,90 euro. Anzi, non l'ho pagato 22,90 euro, costava 22,90 euro e l'ho pagato 15 euro, diciamo, costava meno. E anche questo, e ha anche questo fiocchettino carino qui lungo il collo a sinistra, che è qua. Ah, ecco, mi sono dimenticata di farvi vedere che quel paio di pantaloni verde aveva anche in abbinamento la cinturina dello stesso colore con la fibbia dorata in vernice, quindi questa cinturina e con la fibbia dorata, quindi ancora meglio perché 20 euro, no, 18 euro più con la cintura è bellissimo. E con le cose del mercato abbiamo finito. Poi sono stata da Tally Wage, insomma, da questo negozio qui, quello famoso con il coniglietto rosa. Questa è la marca, la pronuncia, vabbè, l'avete capito. E ho preso due milioncini perché in pratica c'era questa offerta. Vediamo se questa offerta, che in pratica comprando due maglioncini, quindi un maglione o cardigan, il secondo lo si pagava la metà. Ed ecco questa è l'offerta, diciamo. Quindi ne ho presi due. Allora, ho preso questo qui, sempre con anche qui allo scollo. Mamma, che fatica farvi vedere. Spero si noti. Che ha un bello scollo tondo e nero, è abbastanza leggero, e poi ha queste righe dove ci sono infilato, cioè c'è praticamente infilato del filo con dei punti luce. Adesso si è accesa ovviamente la luce perché è tanto nero. Comunque, è abbastanza lungo e ha i polsini e l'ho pagato, costava 15,95 euro. Ok, adesso è sparita la luce. L'altro invece è un cardigan. Un cardigan di questo color rosso corallo, circa. Rosso, diciamo, che è molto molto lungo, che ha questi bottoni belli belli grossi con questo scollo a V, e anche le maniche sono abbastanza lunghe. E infatti penso che, non so, le piegherò un po' perché sono tanto tanto lunghe, se osservate. Ed è anche questo molto morbido e veramente terrà molto molto caldo quando farà freddo. Questo, diciamo, è più leggero, ma almeno non pizzica, cioè non è quel pelo che, non so, io sono particolarmente sensibile ai maglioni, quindi se pizzica no, assolutamente non lo prendo. E questo cardigan costava, scusate, 17,95 euro. Quindi in totale, però, alla fine ho speso 25,95 euro, perché appunto quello che costava meno l'ho pagato alla metà, quindi neanche 30 euro, ho preso due maglioni. Poi sono stata da Zara. Premetto che io da Zara ci entro spesso, però vabbè, non trovo mai nulla perché preferisco prendere magari qualcosina, cioè non spendo tantissimo in abbigliamento, preferisco avere più cosine ma magari spendere meno. Però in questo caso ha tirato la mia attenzione un maglione, un altro maglione, l'ennesimo,
Che stile nonna, stile maglione della nonna, di quelli grossi, con gli intrecci, è veramente pesantissimo, credo che è questo, però effettivamente io sono una frettolosa, quindi si peserà anche, però quando avrò freddo lo porterò, ed è un verde scuro, non so perché dalla videocamera no. Sembra un colore ancora più scuro quando non è. Comunque è un maglione che è fatto, eccolo, vedete? Praticamente sotto, cioè il di dietro è più lungo del davanti e questa, ecco, vabbè, si è accesa la luce, così si vede anche meglio il colore, che è appunto questo verde scuro. E questo fatto che il dietro sia più lungo del davanti mi piace tanto. E mi piace tanto anche questo intreccio sul davanti. E la manica è fatta così, non ha nessun polsino, è leggera. E dietro ha solo queste due, diciamo, trecce laterali. E questo l'ho pagato 25,95 euro. Poi sono stata da Tezenis e ho preso solo tre canotte. Una canotta verde, quella con le spalline, perché ovviamente devo avere tutto verde. E questo è un verde turmalina. Poi ho preso questo violetto che lo chiamano ametista. Questo color violetto ametista. Poi questo marroncino che loro chiamano noce moscata. Nulla di che, 6,90 euro l'uno. E per finire sono stata da OVS. Di abbigliamento non ho trovato nulla, sono andata per fare l'OVS card che non ho qui, però vabbè, una card semplicissima nera con scritto OVS, che ho pagato 3,50 euro e mi hanno dato un buono sconto di 5 euro da consumare entro 2 mesi, e questo sconto viene applicato su una spesa minima di 50 euro. Dovesse sono stata appunto sul nello mi sono piombata subito sullo stand Essence e ho visto che c'era una nuova collezione, in cui fra l'altro non ho preso niente. Ed è la City Style, però vabbè, perché interessa invece lo dico. Allora, questo cosa comprende questa collezione? Allora, c'è un fondotinta viso a lunga durata, poi ci sono due ombretti a lunga durata, quindi Stay All Day nuovi, poi c'è un eyeliner, un mascara, un balsamo labbra e poi più balsami labbra e poi ci sono degli smalti. E poi c'erano ovviamente tutti i nuovi smaltini in questo formato, che cioè la boccettina nuova è veramente, mi piace tantissimo. Dicono che è infinita di nuove colorazioni trend, una nuova formula, un nuovo pennello per un'applicazione facile e veloce, una nuova formula gel shine. Allora, ho preso uno smalto della linea Nude Glam, che è comunque in questa boccettina nuova. Ed è uno smalto di cui ho sentito parlare molto bene perché era un bel colorino. Ed è il Lyst Strawberry Cream. Ed è questo rosino, questo rosa perlato, più o meno. E non vedo l'ora di provarlo, più che altro per provare il pennellino e vedere se veramente sia più facile e comoda da prendere. Allora, ho preso un nuovo Special Effect Topper per la Nail Art, che è questa super con questi glitter giganteschi.
appunto visto che andranno tantissimi glitter, ed è il numero 13, Miss e Mr. Glitter, ovviamente, mi pare che il nome sia più che azzeccato. E questi glitterini sono sull'argento, sul giallo, sul blu, sul verde, un po' misti. Poi ho preso un nuovo top coat, quello per la Nalé Art Cracking, che qua fa, dicono 3D Effect, e questo voglio verificare se sia vero. E cosa intendono? È questo rosso fucsia con tanti tanti brillantini sul dorato. E questo si chiama Crack Me Pearly Pink ed è lo 06. Non so se si vedrà, metterà a fuoco. Comunque, ve l'ho detto anche a voce. Questo smaltino e anche quelli Color & Go costano tutto 1,99 euro. Poi questo da The Cracking costa 2,29 euro. Questo con i glitterini sempre 2,29 euro. Poi mi ha incuriosito questa nuova linea di colori, di smalti, che si chiama Color and Change. Allora, io non ne ho la più pallida idea di come si utilizzano, però il fatto colore e cambio, quindi questa cosa che cambiasse colore mi ha, non so, mi ha attirata. Poi fanno vedere questa cosa, righe, questi pois, questo effetto fringe sulla radice, sulla punta dell'unghia e questo appunto Magic Effect Nail Polish. Quindi questo smalto con questo effetto magico e qua c'è scritto appunto step 1 e ne ho presi due. Allora, uno si chiama Sweet Surprise, che è il numero 01, che è questo, sono tutti perlati come colori, un rosa perlato. E questo è un verde che a me, a mio parere, è più un celestino, scusate il telefono, e appunto questo si chiama Wonderlicious Green ed è il numero 01. E abbinato a questi due smalti, quindi questa linea di smalti, ce n'erano altri due, di cui un altro, uno è sul dorato e l'altro era sul grigio, c'era questo che è lo step 2, step 2, color and change, e si presenta in questo modo. È uno smalto trasparente, di quelli appunto che ci sono, di questo formato ci sono anche appunto i pennellini per nail art. Il pennellino è sottilissimo ed è appunto così. Vedete com'è? È piccolissimo, infatti viene giù la goccia. Non so come funziona, devo capire. C'è anche una spiegazione, no? Delle tre, step 1, step 2, step 3, di cui in pratica lo step 1 è un base coat, lo step 2 metti uno smalto, penso uno di quei due lì o uno dei quattro che ci sono a disposizione, e come terzo step utilizzi questo e crei delle righe, delle decorazioni, e dove vai ad applicare questo cambia colore. Insomma, non so se ho fatto male o bene a prendere sta cosa, comunque ormai è andata. Come ultimo acquisto per The Essence, ho preso questa nuova lima a due fasi, che è appunto questa qui. Questo è lo step 1, questo verde, e lo step 2 per dare la forma che è viola. E devo dire che ne ho parecchie di lime della Essence e mi ci trovo veramente bene, infatti sono una meglio di quell'altra, quindi no, se avete bisogno di una lima per unghie ve le consiglio.
E questa l'ho pagata solo 1,59 euro. Un ultimissimo acquisto, sempre da OVS, che non c'entra nulla con Essence, è un accessorio e in particolare un paio di orecchini, che sono questi. Ho questi orecchini con tutte queste foglioline a forma di rombo, queste foglioline dorate, un po' così, molto autunnali. Visto che ormai domani è il 1º ottobre, e questi sono costati 4,99 euro. Penso di aver detto tutto. Questi erano i miei acquisti. Fatemi sapere quali sono stati i vostri ultimi acquisti. E se magari qualcuna di voi ha già provato a utilizzare questi smalti di questa linea Color and Change, se mi scrive in un commento come si fa ad utilizzarli, mi farebbe solo che piacere. Io vi ringrazio per aver seguito il video e vi mando un grandissimo bacio. Al prossimo, ciao!